Dottor Carlo Molteni, lei è titolare di una delle aziende più importanti e anche storiche del settore dell'arredamento nazionale, che ha un'importanza a livello mondiale. Salone del Mobile 2012, un anno molto particolare, un anno di difficoltà. Quali sono le sue aspettative? Ma a dire la verità, l'anno scorso a noi è andato abbastanza bene, quindi speriamo di riuscire a ripetere almeno l'esploit dello scorso anno. Il discorso di fondo è riuscire a esportare di più e penetrare meglio nei mercati che sono più promettenti, che sono mercati anche molto lontani, dove ci gioviamo della collaborazione della nostra consociata Unifor, che lavora in Australia, a Singapore, a Tokyo, in Hong Kong già da una ventina d'anni e che quindi ha già una precisa radicazione. E crediamo che continuando naturalmente a prolungare i nostri sforzi verso gli Stati Uniti e i paesi più vicini, che sono naturalmente più facilmente raggiungibili, riteniamo che sia l'unica possibilità di riuscire ad accrescere la penetrazione dei nostri prodotti sui vari mercati. Quindi stanno cambiando un po' le morfologie dei mercati, le distribuzioni? Diciamo che si stanno ampliando, perché per esempio la Germania, che ha un buon mercato, continua a esserlo. L'Europa occidentale è comunque un mercato interessante, stiamo entrando meglio nell'Europa del Nord e a noi abbiamo qualche resistenza nei paesi dell'Est, dove il nostro tipo di Made in Italy non è forse ancora pienamente compreso. Mentre nel Far East, chiaro, arrivando solamente nella punta, nell'elite del mercato, riusciamo a lavorare bene. Adesso apriremo un nuovo ufficio a Shanghai dopo quello di Tokyo, proprio per cercare di penetrare meglio e capire meglio questi signori cinesi, che sono un pochino diversi dagli altri. Lei ha parlato di Made in Italy, si parla dell'importanza del Made in Italy. Lei fa parte, appunto, diciamo prima, di una delle aziende che è la punta di diamante da questo punto di vista nel panorama del nostro sistema economico italiano, ma il Made in Italy è sufficiente a far da traino a tutta l'economia italiana? No, sperare che il Made in Italy possa essere sufficiente per fare da traino, credo di no. Noi naturalmente possiamo guardare il mercato da un punto di vista generale, però quello che interessa è riuscire a espandere il Made in Italy, non solo, ma Made in Italy con il good design, che è un'altra storia, perché il design lo possono dire tutti, deve essere veramente innovativo e cosiddetto buono, insomma, completamente riciclabile e quant'altro, insomma. IKEA ha da poco annunciato il fatto che definirà, nel senso che chiuderà certi rapporti contrattuali con dei fornitori cinesi e ne aprirà altri rapporti invece con dei fornitori italiani, quindi verrà a produrre in Italia. Come lo giudica? Un dato positivo, negativo o le è indifferente? Ma è sicuramente un dato positivo, diciamo che mi sembra anche un po' un'operazione di marketing, perché loro in realtà già lavoravano molto con l'Italia, quindi il fatto di mettere in rilievo il fatto che da adesso fanno lavorare degli italiani è, secondo me, un'operazione più di immagine che non di sostanza, perché loro già lavoravano, forse lavoreranno di più. La storia dei rubinetti mi sembra molto interessante, perché effettivamente il pensare alla qualità non deve essere solo un nostro merito, credo che tutti devono sforzarsi di salire un attimo di qualità. E rispetto a un rubinetto cinese dove poi passa l'acqua, e credo che, siccome non siamo sicuri della qualità dei prodotti che vengono usati, credo che sia un ottimo passo avanti, insomma.